Buonasera, per quanto riguarda le nostre videochiamate del giovedì, se vi ricordate in trasmissione annunciato che da questa settimana ci sarebbe stata una nuova rubrica a favore del giovane. Una rubrica, diciamo che l'abbiamo chiamata Golden Goal Progetto Giovani. E in pratica in che consiste? Consiste nel fatto di segnalare alla grande platea e ai club i migliori giocatori under della promozione e dell'eccellenza. Ci limitiamo per il momento a queste due categorie. Naturalmente per fare questo ci vuole qualcuno che giri sui campi e ovviamente abbiamo scelto il direttore Paoletto Filosa che è qui al telefono con me. Pronto Paoletto, buonasera. Buonasera Mario e grazie per la possibilità che mi stai offrendo tu e tutta la redazione. No, grazie, te lo diciamo noi. Domenica svilupperai anche in TV questo progetto, ma in definitiva i nostri ascoltatori vogliono sapere di cosa si tratta. Vediamo un attimo se riusciamo a dirlo in poche parole. Per quanto riguarda i nostri lettori, i telespettatori, fate voi di Facebook, poi domenica in televisione replicheremo. Dunque, c'è una grossa esigenza, quella di segnalare i migliori giocatori della campagna. Tu stesso più volte mi hai detto che ci sono tantissimi giocatorini under, naturalmente, che non vengono menzionati perché praticamente giocano in squadre che poco vengono seguite. Ma tu invece andrai tu, sì, andrai tu a seguirli e ci dirai ogni settimana un paio di nomi, così un po' alla volta poi tutto quello che tu sei riuscito a vedere tra sabato e domenica. È così, Paoletto? Certo Mario, già sabato sarò su un campo e domenica sarò su un altro campo. Abbiamo già individuati degli elementi, ma ce ne sono una miriade nei campi della Campania. Stiamo qui a disposizione per poter far sì che questi giovani possano emergere. Credimi, ce ne sono tantissimi veramente di bravi che potrebbero ben figurare in categorie superiori, ma in promozione e in eccellenza della Campania parliamo. Certo, anche perché diventa interessante e importante in quanto il prossimo anno, come tu sai, sono stati aboliti gli under in Serie C. Abolendo gli under in Serie C, la qualità della Serie D sale notevolmente. Esatto? Sì, già la Lega Nazionale Serie D ha già diramato anche gli under che dovrebbe essere per il prossimo anno. Già stanno, le società già si stanno interessando su diversi giovani, ma diciamo pure per oltre a un giovane, come ben detto, la Serie C va a diminuire, anche per la Serie D e anche per Junior S nazionale, che ci sono tanti giovani che fanno la promozione e potrebbero ben figurarsi in questo Junior S nazionale che fa la società di Serie D. Ci sono delle società in Campania organizzatissime e delle società meno organizzate perché puntano sempre alla prima squadra e di meno al settore giovanile, alla Juniores. Noi anche attraverso questa vetrina potremmo offrire questo servizio, Golden Goal poter offrire questo servizio anche alla società di Serie D, eventualmente futuristicamente per questi giovani. Certo, naturalmente i migliori dei migliori andremo anche a trovarli sui campi appena possibile, dopo presi accordi con le società di riferimento. Allora, diciamo che è un lavoro mastodontico quello che ti appresti a farlo, però insomma dovremo avere delle grosse soddisfazioni. Io direi domenica sei in TV con me a Golden Goal per esporre, al di là adesso come ospite, comunque anche per esporre questo progetto giovani e poi vedremo il da farsi. E chiaramente una cosa mi raccomando, niente raccomandazioni, scegli tu i migliori, quelli che sono, perché quando Golden Goal dice questo è un gioco che vale la pena di essere segnalato, deve essere così. Ma Sinceramente. Mario, credimi, vedo in questi giorni, ho seguito tantissimo attraverso la TV il torneo di Viareggio, dove ho avuto la possibilità che un giovane che è stato con me 2 anni fa alla Virtus Carano, che io ho preso dai giovanissimi del Capua,
è arrivato oggi sta a Napoli, Di Stasio, è un giocatore che si è realizzato da solo, che ho portato io personalmente a Napoli. Ma ho visto tantissimi cognomi, figli di ex calciatori, e credimi, non me ne vogliono, ma in Campania credi che ci sono dei ragazzi che possono ben figurare anche in società professionistiche. Sicuramente i raccomandati non esistono, perché noi andiamo a valutare sui migliori e poi dopo mettiamo in gioco anche la nostra fama di talent scout. Certo, ricordati che io in passato ho aiutato a segnalare, ho segnalato per di meglio giocatori che oggi giocano in Serie A, e tu lo sai perfettamente, per cui col torneo di Natale è vero, però insomma adesso il compito è ancora più importante. Ecco il perché dico, prima di sbilanciarci, un giocatore è buono, vedilo bene, sii sicuro, e poi dopo diciamo l'appartenenza e l'età. Ovviamente un giocatore che il prossimo anno sarà ancora under, o no? Gli under dell'ultimo anno, perché praticamente... Certo, parliamo di calciatori che sono under quest'anno e under il prossimo anno. Andremo tra Sava Consilina, che è l'estremo della Campania, per fine ad arrivare a Cellole, che è l'ultima società, che è la Virtus Carano, che opera nell'Alto Campania, al Torrecuso, come a Bigliacquenti, in tutti i campi della Campania, dove ci sono una miriade di giovani interessanti. Vabbè, non solo nel Casertano, allora tu cerchi di... No, cioè, noi valuteremo tutti i calciatori della Campania. Perfetto. Anche un calciatore che gioca nell'Atletico Trentinara, società di eccellenza del Salernitano, che sta ben figurando. Quindi andremo, ci mettiamo e facciamo questo. Certo, anche futuristicamente sono sempre più orientato a una collaborazione con i giovani. La mia professione da direttore sportivo è quella di... mi sta affascinando tantissimo questo... con i giovani, sinceramente, poter dare la possibilità dei giovani è importante. D'accordo, Paoletto, allora ci vediamo domenica. Intanto ti saluto e diciamo che questa rubrica che ogni giovedì avrà la sua video intervista con Paoletto Filosa, per cui sentirete direttamente dalla sua voce chi sono i migliori giocatori della Campania Under. E ogni giovedì l'appuntamento, mi raccomando, con tutti i nostri telespettatori, i nostri lettori, i nostri fan, insomma tutti quelli che ci seguono, ok? Va bene, grazie Mario, saluti e sempre forza con te. Certo, a domenica allora, ciao caro. Saluti, ciao. Saluti.